se riesci, Caterina, di dire frequentiamoci. No, ma io non corro il rischio semplicemente perché Alex è il mio amico. Io sì correrei il rischio. Non lo so, io. Cioè, se mi piace veramente sì. Non lo dico perché ogni volta che ho detto una cosa poi si è caduta, quindi sto zitta. Ma perché tu devi un pensiero positivo? Cioè. Caterina. Cosa stavi dicendo, Caterina? Nulla, non riesco a spiegartelo. Simon Ecstasy. Sì, 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 sì. Sono medico. Questo credo che sia stato la mia stessa maggiore. Se la sento sempre. Volete dirci cosa avete mangiato a colazione in Croazia come primo giorno? Un buonissimo cappuccino con pane al cioccolato. Restaurant of Caterina. Star. When we kiss pretty miss, I'm in ecstasy. See, 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 see. Caterina. Oh, oh, oh. Sembrano tipo quelli finti del Monopoli. Perché date dei belli nuovi. Ci sono anche monete? Vogliamo no, mi hanno dato solo, che solo questo. 10 4 euro sono? Sono 1 euro e 3. Kate, è il nostro momento. Vuoi essere tu all'altare? Non per te proprio. Cosa hanno i tuoi piedi? Stai facendo il... I piedi della Kate sudano in una maniera assurda. E lì c'è una sottobatteria. Il castello di Francomat. Today we will speak only English. Sì, what a view! Wow! What a view! What do you think, Katrina, of this view? It's beautiful! It's beautiful! Vediamo la fortezza. We see the fortress. The Francomat Castle. Fortress. Hi Gabbiano. Hi Gabbiano. How are you? Oh no, where are you going? Where are you going? Hai ragione. E non ho ripreso niente. Allora, siamo nel castello di Francopan. What a view! Sai cosa vuol dire il... No. And this is Lorenzo that are looking for a nudist witch. Right there. And he try to see if he see some, nipples, boobs. Ma io non vedo nessuna chiappa al vento. Ma che senso? Aia, puttana della testa.
Sì. What a view! Wow! Adesso scopriamo che ci sono le telecamere. Sarebbe molto divertente. Veloci. We finished our tour. Boobs. Boobs. Caterina, vuoi dirci dove siamo? Siamo nella bellissima spiaggia di Gente. Sono arrivate le bestie. Allora, non so se si vede un uomo nudo in fondo. Eccoci qua. Il mare sta diventando un po' mosso, ma grazie alle mie super scarpe riesco a affrontare ogni tipo di impervietà. Allora, mentre il gabbiano sta rubando il cibo agli ignari nudisti, non so se si vede il gabbiano che smangiucchia, e scopriranno di non avere più il cibo, questo pisellino volante. Ma è sparito lui, dov'è? Non c'è più, è sott'acqua. Beh, la figlia non è vaccinata, non ha 6 anni, ma 5 anni. Non doveva andare allora, a... Allora, considera che anche mio... Questo è cibo tipico croato. Patatine, hamburger e toast. Vorresti andare sulla terra, non sai che cosa lo fai. Se poi ti guardassi intorno, vedresti che il nostro mare è pieno di meraviglie, che altro tu vuoi di più? In fondo al mare, in fondo al mare, tutto bagnato e molto meglio, credi a me. Quelli lassù che sbobbano sotto il sole svengono, mentre con l'uomo ce la spassiamo in fondo al mare. Qua giù tutti sono allegri, pensando in qua e di là, invece là sulla... Thank you.
che non torno da dietro, no? Pregare, ecco Dio. Adesso può fare anche il video. Io prego. Con il gute e apri me. Allora, questa è l'incredibile movida di Marbluskla. Marliska. Marliska. Ecco, notate che un pochino l'età media, le famigliole, che si intrigano. Penso che sia tutto questo. È tutto questo, ce ne possiamo ritornare nel nostro hotel. Puoi dirci cosa stiamo mangiando allora? Dell'aglio con del polipo, dell'aglio con delle sardine, delle alici. E dell'aglio con l'acqua passata. E poi abbiamo preso anche un prosecco. Esatto, buonissimo. Ok, si chiama... vuoi dire qualcosa? No. Marsurette. Parla la mia faccia per me. Ricordiamoci quando domani avremo un'intossicazione alimentare. Dove siamo? Alla Bela. Della città di? Mishka. Dici, dacci un parere. Sì, andiamo a vedere. Poco oliosi. Poco? Molto buoni. Meno oliosi di quello che mi aspettavo. Ah, grazie. Buon appetito. Però io volevo assaggiare la tua. No, tu mangiati i tuoi scampi. Posso assaggiare la tua patata? Cioè... questa è una rana pescatrice, ricordiamo. Mentre Caterina è andata sul sicuro a prendersi un 30 kg di tonno. Sì, non so se sul sicuro. Siamo in partenza da Vanishka verso Kres. Il mare è una tavola e noi abbiamo una canotta. Una tavola. Il piede più piccolo del mondo. Un 32 di piede, insolente. Questi sono i piedi da veri uomini. Thank you.
siamo nella spiaggia di Lussin Piccolo. È l'Irene. È solito frequentare queste aree. Come potete vedere, è ricoperto di feci. Ha appena finito, appena finito il suo ciclo riproduttivo. Come vedete, queste sono tutte le feci dell'italiano. Ed è qua. Quindi si insedia per riprodursi con altri esseri tipo. Lì in che spiaggia siamo? Siamo a Lussin Piccolo. E pesce non c'è più, che avevo visto. Via. Aspetta, il mondo degli umani è un questo. La vita sotto il mare è meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù. E anche nel tuo vicino mi sembra un perdissai. Vorresti andare sulla terra, non sai che sbaglio fa. Se poi ti guardassi intorno, vedresti che il nostro mare è pieno di meraviglie. Che altro tu vuoi di più? In fondo al mare, in fondo al mare, tutto bagnato e mondo mio, credi a me. Quelli lassù che scompano sotto il sole svengono. Vai. Mentre con loro c'è la spaziamo in fondo al mare. Allora siamo finalmente riusciti a trovare Lussin Piccolo, il famoso lungomare. Sono le 2 di pomeriggio, ci sono 2000 gradi centigradi, siamo le uniche persone presenti, ma quantomeno siamo riusciti a trovare questa pozzanghera a cielo aperto. E lei, Kate, sbarazzina. Puoi farci vedere il vino? Allora c'era salume di manzo. Un vino, giralo, per vedere cosa stiamo bevendo. Un Carbonara Malvasia croato di 36. Soltanto 36? Ire... Una buonissima. Partendo da questo incredibile piatto che ha preso la nostra Irene. Questo è un piatto tipico croato. Questa è pasta filata praticamente. Mentre questo è un riso alla pescatore, questo sono degli spinaci. È molto buono. Aglio ovviamente. Buttare fuori. No, ma è troppo veloce, rifallo. Cosa? E butta fuori la lingua. Non credo che c'è questo. Dai! In che senso? 3 carte. Qualcuno non ce l'ha fatta. Non viene. Noi abbiamo la vecchia. Guarda il Fante. Io sto mangiando dei buonissimi calamari alla griglia, così per il prossimo anno non ho più coglioni. La Katie sta mangiando
Ma stai vinto? Sì, della Paranza. Della Paranza, ma la che si è innamorata di un... di un cameriere che adesso inquadriamo, vediamo se riusciamo, eccolo. La comunità lesbica di Kirk si espande ogni giorno sempre di più. Diventa anche tu un donatore per la comunità lesbica. Lecchi clitoride, vulve, vagine e la candida non sarà più un problema per te. Dona anche tu un euro, anzi una cuna matata per le nostre ragazze della... Siamo dentro a un fetido mercato croato e Caterina sta cercando un butt plug. Vediamo. Allora, un posto molto bello, Risica, ma ogni struttura è chiusa. Ed ecco i nostri prodi che stanno gonfiando, per me, un gomone dell'Ucraina. Nascente questo sfondo pacifista, la magica spiaggia dove siamo, finalmente sabbia ma anche erba e nessuna struttura aperta fino alle 12. Irene, hai bisogno di te. Sfuggita alla guerra in Ucraina, adesso è lì e cerca di capire cosa fare della sua vita. Ed ecco la nostra cotolettina che entra in acqua, così innocente e fiera. Nel mentre una bambina speciale sta cercando di mettersi le sue scarpette, non sapendo che dentro il gomone non gli servono un cazzo. Addio Irene, è stato bello. Grazie però. Ciao. Magico profone di Ukraine, stiamo esplorando una caletta. Ah, ma che merda! Pervade tutto il mare. Grazie a tutti gli ospiti. Ma carino sto locale, la mia cicchetta io. Foto?
sto filmando tutte le cose che abbiamo mangiato in questo viaggio e concludiamo con questa fish and chips della Phillies. Però il locale merita, facciamo anche una. Acqua allora? Sì. Sì, se magari non mi disegnano un cazzo sulla schiena. Ah dai, fate il solletico. Spingete schiavi. Non fare il meme. Adoro. Sirenetta. Un grappo. Via. Abbracciamo un cormorano e
e balliamo notte di tra i delfini, che carini, ballo, ballo come un film. Alla Hawaii, prima lo prendi e poi lo dai, e ci investo un fiotto di latte di cocco. Alla Hawaii, prima lo prendi e poi lo dai, giunge dalla costa un ritmo pederasta. Capitano, tropicana, persi tra le onde, noi due profonde. Tropicana, tropicana, al chiaro di luna, bagnati dalla spuma. Siamo nel ridente fiume. Dopo una serie di edifici diroccati e catapecchi, c'è un pochino di civiltà. Una persona sta rubando un'auto. Non vogliamo inquadrare per la campagna pubblicitaria. È troppo alto. Ciao, ho attaccato un pezzo di scotch nero sul sentiero. Corso. Siamo a Fiume, nel corso principale. Kate, vuoi dirci qualcosa su questa città? No. Cosa... Ecco, bene. Mi piacciono queste foto quadrangolari. Sì, infatti sono originali. E là c'è il mare. Strada lurida si chiama questa. Non so chi è più fotobombe tra i due. Fammi la foto che poi la pubblico. Girati. La banda più famosa della Croazia si chiama Pipì. Tra l'altro il colore è anche lo stesso.